Dopo l'ultimo sciame sismico del 2016, la sede del municipio di Teramo è stata dichiarata inagibile ed è stata sgomberata su ordinanza dell'allora sindaco Maurizio Brucchi. Fuori da Palazzo di Città, tutti gli uffici e circa 25 dipendenti. Dopo pochi mesi l'edificio è stato messo in sicurezza e poi praticamente abbandonato. Intanto infiltrazioni d'acqua stanno seriamente danneggiando la bella sala consigliare e in molti si chiedono del perché non si proceda alla ristrutturazione, nonostante siano stati già stanziati 6 milioni di euro. Solo oggi qualcosa comincia a muoversi. A questo comune di Teramo, questo edificio che insomma è il simbolo della nostra città, verrà recuperato o no? E quando? Verrà sicuramente recuperato perché, come ho già detto, è il cuore pulsante, il comune è il cuore pulsante di una città, è la casa di tutti quanti i cittadini e quindi poi è giusto che si avvii questo iter che porterà alla ristrutturazione, all'adeguamento sismico di questo palazzo che è proprio di fronte alla nostra bellissima cattedrale. Verrà ristrutturato e adeguato con i fondi stanziati dall'OSR, sono circa 6.650.000 euro. Al comune di Teramo è stata concessa la fase di progettazione, quindi di avviare questo iter per la progettazione e poi per l'esecuzione questo spetta all'USR come stazione appaltante. L'assessore all'urbanistica del comune di Teramo, Stefania Di Padova, annuncia anche ulteriori interventi di ristrutturazione che interesseranno importanti edifici cittadini come il convento di Piazza Verdi, sede storica del Conservatorio Braga, e la scuola media Savini, un grande palazzo in pieno centro che è rimasto buio e vuoto. Possiamo fare un cronoprogramma? No, è ancora prematuro fare un cronoprogramma anche perché al momento i tempi non sono certi, ci sono tante altre variabili da tenere conto di cui al momento non ho ancora ben delineate le linee. Quello che è importante è che questo comune si sta avviando per far sì che la città di Teramo, i luoghi simboli, penso alla Savini, siamo qui di fronte al monastero di San Giovanni, al palazzo comunale, incomincino a muoversi anche burocraticamente per ridiventare il fulcro importante di una nostra città.